Mi trovo a Vallo della Lucania, presso Parco Stella del Mattino, insieme ai ragazzi del liceo Parmeni, di quali da 2 giorni hanno indetto uno sciopero e stanno protestando contro la provincia per la mancanza di fondi per sistemare appunto gli edifici adibiti alle varie attività. I nostri ragazzi sono venuti qui per protestare non contro la scuola, bensì contro la provincia, perché abbiamo dei problemi strutturali e anche problemi più piccoli interni che hanno necessità di essere risolti al prima possibile per la sicurezza dei ragazzi. Siamo riusciti ad organizzare questo sciopero con un po' di pessimismo, non credevamo di avere una così ampia adesione, quindi siamo molto contenti perché i ragazzi si stanno divertendo, stanno cantando e soprattutto perché è servito a qualcosa, in quanto lunedì una delegazione di alunni, professori e dirigenti, sia per quanto riguarda l'amministrazione comunale, sia per quanto riguarda la nostra scuola, prenderà un appuntamento con la provincia per parlare di questi problemi e cercare di farli risolvere il prima possibile. Sì, allora innanzitutto credo sia giusto e doveroso studiare in un luogo sicuro, perché noi veniamo a scuola per imparare e quindi, ripeto, è giusto ci diano uno spazio adatto. Allora devo dire innanzitutto che per quanto riguarda la sicurezza dell'istituto, questa non è messa, posso assicurare insomma i genitori e gli alunni stessi che pericoli non ce ne sono. È capitato il distacco dell'intonaco, ma quell'area in qualche maniera forse era, anzi no, sicuramente era già interdetta all'utilizzo, perché era nella parte del corridoio dove non si accedeva per andare nei bagni. Per quanto è chiaro che la situazione è non buona, nel senso che i servizi, ci sono diversi bagni non funzionanti a fronte di una popolazione scolastica di circa di oltre 700 alunni. La provincia in questi anni ha fatto dei piccoli interventi, naturalmente quelli più necessari ed urgenti. Per il fatto dei servizi igienici è vero che già dall'inizio dell'anno, da settembre, più volte ho sollecitato, senza però che il problema sia stato risolto in maniera definitiva, probabilmente perché proprio, devo dirlo, insomma, abusando un pochino della pazienza dei ragazzi, i quali si sono arrangiati nell'andare da un piano all'altro, insomma, hanno pensato che si potesse ancora procrastinare. Però la pazienza dei ragazzi è venuta meno e hanno insomma, intentato questo tipo di manifestazione, no? E devo dire anche un'altra cosa, se non era stato fatto un intervento più forte presso la provincia è perché c'era stato detto già da diversi mesi che per il liceo Parmenide sono stati stanziati dei fondi e che devono essere spesi. Però ad oggi ancora non si è visto nessun tipo di intervento. So che ultimamente ci sono delle polemiche anche con il Comune di Vallo, però io ci tengo a precisare che il Comune di Vallo in questa vicenda c'entra poco, perché l'ente preposto alla sicurezza e agli edifici delle scuole superiori è la provincia.